Naturalmente, io voglio fare un saluto, sono stato il capogruppo della regione Abruzzo del PD. Grazie a Luciano D'Alfonso, ho fatto tantissime esperienze, partendo da fare l'assessore qui al Comune di Pescara, molto di voi già lo conosco. Io devo ringraziare nuovamente, come ha fatto il nome dell'amico Antonio Di Marco, devo ringraziare il senatore D'Alfonso, devo ringraziare Martina, devo ringraziare Benino, che sono venuti lì, sono venuti qui questa sera, perché sono persone di spessore. Credo che Martina, dopo che Renzi non è stato più segretario, credo che stia portando avanti bene tutti i programmi che il PD sta facendo e vuole sostenere. Credo che Martina si conosce, è una persona vite, una persona pacata, una persona equilibrata, una persona razionale, è una persona sicuramente che oggi in questa fase in cui ci sono personaggi, un po' quelli della Lega, un po' quelli di 5 Stelle, che non hanno né esperienza né tanti concetti da poter esprimere, credo che Martina possa fare la differenza, credo che possa essere colui che possa aggregare tutti quelli che sono del PD, per farli tornare ad essere il PD una grande squadra e un grande partito. Io credo che dobbiamo andare avanti cercando di non, come dire, di essere, di rimanere uniti, anche con le diversità alle volte che ci sono. Io vi ringrazio e passo la parola al senatore D'Alfonso. Grazie. Alberto, grazie. Io adesso